Ciao a tutti e benvenuti al nono episodio di Casting Pod. Dovrebbe essere il nono, no? Sì, benvenuti. Siamo qui per parlare di un altro direct. Esatto. Un altro direct che ci è piaciuto abbastanza perché siamo fan della serie, visto che se seguite queste nostre chiacchierate, il no secondo podcast, anche il primo in parte, c'entravano con lo stesso argomento. Quindi. Siamo su Fire Emblem, una Esattamente. serie che ci piace, dai. Nonostante gli alti e i bassi e i progetti a latere che vedremo adesso, il 18 gennaio c'è stato un direct dedicato appunto a questa serie, dove sono state presentate diverse cose, sia per console attuali, sia per Cosa futura? future installations, diciamo, come la Switch. Allora, il primo gioco che è stato presentato, adesso lo vediamo. Scusate, tra l'altro stiamo registrando sull'orlo del baratro con tutti e due, con io con la febbre e lo ste con una tosse. L'onere Sì. e l'onore. Allora, il primo Fire Emblem, lo state vedendo adesso nelle immagini, è un remake. Esattamente. Io dovrei odiare questa pratica, perché odio i remaster e tutte queste cose qui, se non fosse per il fatto che è un Fire Emblem che non è mai arrivato in Occidente. Quindi al suo perché. Sì, ha il suo perché, e appunto già la grafica che stiamo vedendo con stile manga e le animazioni, bellissimo, Molto bella, sì, a me piace bellissimo. tanto. Da adoratori di cose tipo Lodo Suore, manga fantasy veri. Beh, quella scena con la spada così è veramente molto la Lodos. Abbastanza, sì. Sembra molto figo. Qui vabbè, raccontano un po' la storia di questo mondo diviso in due tra due divinità, e una della perdizione, l'altra dei cavalieri quasi inquisitori. Sì. E si chiama Valentia, il mondo in cui sarà ambientato. E continuiamo a Degli art che a me piacciono gli artwork tantissimo. sono bellissimi, sono veramente belli. E si continua la tradizione iniziata con Awakening, che è stato un po' il Esatto. gioco che ha rivoluzionato il gameplay della serie. In bene o in male, molti l'hanno odiato, molti whiner e aficionados delle origini. Tantissime persone l'hanno amato perché ha avuto veramente un successo. Cioè, chi senti, senti, no, 3DS, Ah no, assolutamente Awakening, capolavoro, 10 su 10, cioè, ma ha Awakening fatto il botto, ha salvato la oggettivamente. serie. Nintendo credo che dopo Awakening, se Awakening fosse andato male, non avrebbe più continuato a fare serie, giochi della serie. Sì. Per fortuna ha trovato una sua casa ideale su un 3DS, perché prima Che si l'ultimo. presta comunque benissimo per questi giochi, Allora, c'è in da dire. realtà lo sapevano già. I due usciti su Game Boy Advance sono stati quelli che hanno portato la serie in Occidente. Certo. E la gente, quando vedeva Marth in Smash Bros., diceva: "Ma chi è questo qui?" Perché era un Sì. protagonista di Fire Emblem. No, Marth. In Smash Bros. Chi è che Mi c'era? sembra, lui. Marth. Io me li confondo un po' tutti, sono tutti un po' principi, un Sì, po' capelli sì, blu, sì, cioè. sì. Sono gli stereotipi di Fire Emblem. Esatto. E Awakening ha salvato la serie. Se fosse andato male quello, probabilmente non avremmo avuto un Fate, soprattutto un Fate così grosso, diviso in tre Così, atti. cavoli, che sembra quasi un Pokémon blu, giallo, rosso, Sì. che. E tra l'altro, appunto, stiamo vedendo, come vedete, le immagini di questo Fire Emblem Echoes, si chiamerà. Bellissime, immagini stupende. Sì. Ha delle novità non da poco, devo dire. Ma si torna indietro dal punto di vista dell'ambientazione. È di nuovo un Ok. classico fantasy dopo il pseudo Giappone medievale che c'è stato in Fate. Ok, certo. Che va benissimo, Ci sta e. Comunque è un remake di una storia che c'era tempo fa, quindi a me va solo bene. Il mio unico problema, appunto, per me è Shadows of Valentia, ecco come si chiama, è che Esce. esce a maggio. Beh, non importa. Entrerà nel mio Io backlog solo, come ho tutto il finito resto. solo. Cosa ho finito? Guardate l'artwork che bello di Fire Emblem 2, anzi, Fire Emblem Gaiden su NES. Che Beh, bello, io queste cose Amar Record. comprerò e ci giocherò chissà quando, quindi. Io ero tentato di farmi il rascione di Revelations e Birthright prima. Beh, No, impossibile per me. in realtà Birthright lo sapete, forse l'ho già detto nell'altro podcast, l'ho
lo giocherò a livello proprio easy per vedere solo la storia. Revelations invece, che sarebbe stata la mia scelta principale in Fate, probabilmente ce lo giocherò a livello difficile. In realtà la Conquest, insomma, quell'altro malvagio, l'avevo cominciato, sì, a un certo punto. Credo di aver messo difficoltà abbastanza elevata. Ok. Però mi legnano, cioè veramente piuttosto. Io l'ho giocato così. E bello, anche qui bello, due bello. Personaggi, maschio e femmina. Io temevo che avrebbero fatto come in Fate. Il doppio. O uno, cioè una campagna doppio con gioco una... stronzo. Esatto. Non credo in realtà. Anche se della trama, abbiamo idea, della trama non si sa nulla. Perché. Anche se potrebbero fare che nella stessa cartuccia puoi scegliere quale dei due. Maschio e vedere... femmina, sì. Quella sarebbe un'idea carina. Anche perché secondo me, se c'è questo, queste due divinità che si occupano delle due regioni del regno, beh, l'idea che loro due prima o poi si troveranno carino a combattere, si spostano veramente stile, sì, sì. E poi c'è questa cosa qui, il dungeon crawling, sì. Strano per un Fire Emblem, assolutamente. Beh, ma ci sta innovare. Tra l'altro vedi, sono in 8 contro 3 perché sono in combattimenti casuali. Non sono battaglie campali solite. Esatto. E bello anche. Pare che ci sia un nuovo sistema di personalizzazione degli omini. Finalmente, Dio santo. Sì, oddio. Non riesco a capire la bellezza delle stat che salgono a caso da sole. Non riesco proprio a capirlo. No, secondo me il level up sarà comunque a caso. Quello sì. Secondo me si potranno utilizzare le abilità. Cioè, dei punti. Allora, non mi aspetto un job system come Final Fantasy. Perché quello. No, non si può, diverso. Però appunto 19 maggio quando mai riuscirò ad avere tempo di giocare? Vabbè, si compra e si giocherà al solito. E i due amiibo immancabili li prenoterò, li prenoto sicuro. Almeno quelli di Zelda e quelli di Fire Emblem li voglio tutti. Poi c'è stato un piccolo annuncio, come vediamo, di un fantomatico titolo per Switch. Piacere. Non è stato rivelato nessun dettaglio, perché non ce n'è. O se ce n'è sarà solo qualche dettaglio avete. Sarà uno strategico fantasy sulla nuova console Nintendo, uscirà nel 2018. Sì, la cosa carina è che appunto, visto la venatura portatile di Switch, sì, potrebbe essere carino. Sì, come avere un tablet in giro e giocare a Fire Emblem. Però se ne parla nel 2018, se e quando avremo una Switch. Quindi questo parleremo. Altro titolo, altro regalo. Esatto. Nessuno regala un cazzo in realtà. Fire Emblem Warriors. E qui già il logo in alto a sinistra fa tremare. Sì, nel senso che riconosco benissimo che la serie Musou possa non piacere. A me non piace. A me neanche, ho giocato solo a Hyrule Warriors. Adesso è uscito un Berserk che sono tentato di prendere su PS Vita, perché Berserk si presta particolarmente bene a battaglie campali 1 contro 100, perché il manga è così. Sì. Realisticissimo, direi. Vabbè. Con Fire Emblem si può prestare abbastanza bene. Viste le immagini che ci mostrano adesso, però no, è troppo sborone. Cioè, i personaggi di Fire Emblem sono molto realistici. Anche quelli di Zelda a me non piacevano perché hanno troppo esagerato alcune cose. Sì. E Zelda, per quanto lo conosca, non è così. Questo tantomeno. Cioè, sicuramente è bella. Sono la bellissima, cosa. Guarda che bella la grafica. La grafica è bellissima. Con un po' di cel shading. Bello, insomma, che si combatte, battaglie campali, come giusto che sia. Però un Chrome che fa queste combo sembra Dragon Ball, cioè no. Ma peggio. Sì, no, in realtà in Fire Emblem anche un soldato stronzo ti può ammazzare il principe del tuo party se ha l'arma giusta con le stat giuste. Sì, devi prenderti questa licenza poetica e farti andare giusta cosa, sì, che è un Musou. Però appunto, la cosa bella è che esce anche sul mio 3DS. Bella, sì, tra virgolette. Io interessante. Non so come sia Hyrule Warriors Legends, che è Hyrule Warriors per 3DS. Ok. Quindi, cioè, so che hanno aggiunto dei pacchettini, dei DLC. Sì, interessante che ci sia anche per il New 3DS. Non penso proprio che lo comprerò. Sinceramente, non è il mio genere. Neanch'io. E ho troppa roba da giocare, quindi. Altre priorità. E se ne parla a fine anno. Ultima cosa, però, si è presentata. È un giochino che è uscito da qualche giorno. Infatti, possiamo parlare con una maggior cognizione di causa. Ed è Fire Emblem Heroes. Che ci è piaciuto, ci sta piacendo abbastanza, sì, dai. Io ero molto scettico, primo perché detesto il mobile. I giochi mobile. Ma non mi spiace, se sono fatti bene hanno il loro perché. Ma fatti bene vuol dire Hearthstone, fine. Che io ci gioco ancora. Hearthstone, bellissimo. Su iPad, su iPhone, ragazzi, io ci ho provato, è minuscolo, non si vede un cazzo. Poi sono io che sono ciecato, però. Anche quello, però. Però in realtà serve uno di
un padellone, secondo me, per giocarci bene. Sì, diciamo che è più comodo, però sicuro. Sì. Di questo, che dire, allora? È carino. Mi ha stupito tantissimo il fatto che siano riusciti a proporre la formula di Fire Emblem in Pokémon, salsa Pokémon un po'. No, collezionare tutti i personaggini. Quello sì, ci sta. Quello più che i Pokémon mi ha ricordato, come ti dicevo prima, Final Fantasy Record Keeper. Sì. Che gioco bruttissimo. Che però ci avevo giocato un pochino perché mi piaceva vedere la pixel art, tutti i personaggi anche magari fatti Tidus, piuttosto che Lightning fatti in... L'ho cominciato, l'ho dimenticato subito, come anche Exvius, insomma non tutti, non tutti gli altri di giochi di Final Fantasy, ma... Sì. E questo no, ha un art che a me piace moltissimo. Dipende da, dagli artisti, perché ogni personaggio è disegnato da un artista diverso, quindi alcuni sono bellissimi, altri, soprattutto di quelli vecchi, di vedere i disegnati bene, vale lo stesso discorso che c'è per Ecoli. Esatto. E altri invece non c'entrano proprio niente, secondo me. Sono veramente... Ho visto Arthur, sì. C'è un tratto totalmente diverso, bello, se fosse stato tutto un gioco con quella grafica. Però diversi, sì, sì. È strano. Potrebbe essere l'art director, l'art... il character design di SteamWorld Dig. Okay, no, sì. Non è vero, no, cioè no, quelli... no. Sono SteamWorld Dig, che pirla. Sì, ho capito. Pseudo strategico in tempo reale, solo su New 3DS. Sempre di Intelligent System. Capito? Se non mi viene in mente. Ah, che fastidio. Vabbè. Comunque, anche questi video, anche queste scene sono fatte molto belle. No, sono molto, molto, molto belle. Sì, poi vederli tutti insieme fa specie. Certo. E... Però ecco, si presta perché dice, vabbè, ci sono i portali, ci sono i mondi, si sì. Incontrano insieme. Allora, la trama, anche vabbè. No, cioè chi se ne frega. È una specie di awakening praticamente. Tu sei il solito. Eh no, perché in Awakening è tutto in quel mondo lì. Qui sei tu lo stratega che arriva, c'ha una pistola, spara eroi, che è veramente ridicolo. Però chi se ne frega, tanto non si vede mai, almeno per ora non si è mai vista. E ragazzi, funziona. Basta è veloce. 4 contro 4, perché i tileset permessi sono. Cioè, esatto. La scacchiera è piccola per forza di cose. Però ha tutto. Sì, gli ostacoli regge bene. Gli ostacoli da superare per quei movimenti strani, i muri da distruggere piuttosto che le unità che volano. Il triangolo delle armi. Il triangolo delle armi è l'hanno fatto più essenziale. Però va bene così. Spero che come vai assolutamente. Ci manca anche che devo servire le armi e impazzire dietro. E sinceramente lo trovo comodo perché ovviamente portatelo dovunque. Sì. Abbastanza veloce, contando che di solito sul DS e 3DS qualche battaglia era un po' lunghetta, un po' tanto lunga. Sì. Invece questo l'hanno trasformato in una salsa più mobile, come giusto che sia, più veloce. Sì. Quindi muori o uccidi con ancora più facilità a volte. Sì. Ed è giusto così, più sono veloce, fare immediato. Tre battaglie nel giro di tre fermate di metropolitana. Immediato, ci sta, ti diverte. Sì. E... guardate il character design, a me piace tantissimo. Sono carinissimi, i cibi, gli occhietti proprio lunghi. I cibi di sto gioco sono bellissimi. Sì. Che belli. I ritratti sopra sono molto belli. Sì. Gli art tendenzialmente sono bellissimi, sì. La maggior parte. Funziona, quindi molto, sì. Da dire. Il problema unico è bisogna vedere sul lungo termine quanto saranno necessarie le in-app purchase. Io non gli darò un euro. Ah, io nemmeno. Se non giusto per vedere com'è. Giusto un acquisto per vedere se serve a qualcosa. Frega niente. Per ora. C'è da dire che in tutti questi giochi aiuta molto di solito. Velocizza, nel senso che si possono comprare le sfere che servono per evocare. Adesso il video vi mostrerà queste sfere da utilizzare. Se ne guadagna una o due ogni volta che si vince una vittoria e se ne spreca una forse. No, non è vero, no. Si spreca unità che è l'energia. Sì. Che è classico dei giochi mobile. Tutti, io ne ho provato. Però, un sacco. L'hai mai finita l'energia? No, ce n'è tantissima. Sì, c'hai 50 unità di energia? Sì, e non finisce mai. Ti stufi quasi prima a giocare. Sì. Sì. Stranamente ne hanno data tanta. Quindi potrebbe non essere necessaria alcuna in-app purchase, se non per velocizzare certi meccanismi di evocazione. Però anche potenti, probabilmente. Sì. Però è divertente, ci stiamo giocando da un paio di giorni, due o sì. Tre. È uscito martedì forse, oggi 5 febbraio. E probabilmente questo video sarà già online domani. E anzi, magari stasera. Sì, dai. Okay. E che altro? È un giochino che mi ha stupito perché
Pokémon Go io l'ho odiato, cioè due settimane dopo l'ho disinstallato, non essendo fan della serie, come voi se avete seguito altri podcast sapete che... A me è durato un po', io ce l'ho ancora installato, ci ho giocato per qualche mesetto. È pieno di gente che ci gioca ancora. Non ci gioco, nel senso non c'ho voglia, capita una volta ogni tanto che l'accendo e vado in giro, ma è rarissimo. Sì. È proprio andare in giro, sbatta questo qui, ti metti lì, fai la missioncina, è proprio lo spirito di Fire Emblem declinato bene mobile. Sì, sì. Quindi le evocazioni randomiche un po' mi sono sulle balle, cioè che come vedete qui ha evocato l'Honku 3 stelle di bronzo, sì. Il massimo sono le 5 d'oro se non sbaglio, sì. Eccola qua. La cosa bella è che ci sono i personaggi di tanti Fire Emblem, sì, è carino, molti sconosciuti perché non sono mai arrivati in Europa. Per gli appassionati deve essere figata, sì. Giustamente. E funziona tutto, direi, per ora. Veramente è un giochino carino e secondo me stanno facendo la furbata. Lo fanno uscire adesso perché a maggio esce Echoes. E quindi si accaparano. Come hanno fatto con Pokémon Go, poi è uscito Pokémon Sun and Moon, che hanno fatto il botto, e secondo comunque me. Comunque Pokémon non è che ne avesse bisogno perché è già un franchise famosissimo. Certo, però hanno fatto un sondaggio, oltre a dimostrare che ci sono giocatori più ventenni e trentenni che altro. Sì, sì, è vero. Per molti, cioè io sono il caso tipico di questa generazione di giocatori di Pokémon, mai giocato uno prima, ha provato Pokémon Go, a me non è piaciuto, però vabbè, e poi si è comprato Sun o Moon. Sì, devo dire che questa qua è un'ottima opportunità secondo me per far conoscere un franchise che anche è abbastanza di nicchia, diciamocelo. Sì. Cioè Awakening l'ha veramente sdoganato, ma comunque non è che sia proprio il gioco AAA per eccellenza, famosissimo, no, AAA, conosciutissimo. AAA, sì. Sì, nel senso il classico gioco. È di nicchia però, commerciale. Cioè, non è così commerciale, certo. E no, in effetti sì, uno lo scarica e dice aspetta, prima di comprare Echoes, vediamo se mi piace questo sistema di combattimento, questo modo di fare fantasy, perché ha dei punti fermi ogni volta. Sì. Questa ambientazione si fa ben piacere anche, è carino, è il bel disegno, è colorato, sì. Veloce, quindi perché non piacere? Cioè, è difficile che possa non piacere, secondo me. Ma oddio, a uno cui non piace la roba strategica, però, non ci giocherà mai. Tra virgolette, un casual gamer comunque, secondo me ci gioca volentieri, lo prova volentieri. Sì. A me sarebbe piaciuto di più, però lo so che sono gnocco. Ti do 5 euro, mi dai il gioco completo senza le unità di misura. Non ha senso perché poi non sei incentivato a fare. Tanti miei 5 euro glielo ho già dati. Vabbè, e contando che non gli darò mai soldi per le in-app purchase, guadagno di più se me lo vendono a 5 euro. Ma allora secondo me ci provano. Beh no, come hanno fatto con Mario Run. I primi 3 livelli gratis, poi se vuoi tutto il gioco 10 euro. Sì, sicuro, guarda 2 volte glielo. Se non fossero 10 ma 5 io sì. Perché? Sì. Ma perché io non gioco con i giochi mobile. Fondamentalmente non me ne frega niente di giocare sul cellulare. Ho 3-4 giochi installati. Fine. Ma sì, io ci gioco quando sono in bagno, sinceramente. Il 3DS all the way. No. Vai, si intende. E che altro? Ci sto. No, come vedete, la struttura sono 8x6 i tile, okay. Utilizzati 8 personaggi. Non c'è il sistema di pairing di Awakening e di Fates. Beh, per fortuna, perché sarebbe un po' un bordello. Sì. Cioè già sono 4. Esatto. Se li metti pure in coppia va a finire che tu muovi due omini e ti trovi circondato come uno strozzo. Sì. E no, funziona tutto, direi. Magari ne riparliamo più avanti quando esce Echoes. Ma perché no? Dopo aver finito Echoes. Voglia allora. E non male. Diciamo che i fan di Fire Emblem possono essere contenti di quello che stanno presentando. Ma io credo di sì. A meno che quello su Switch sarà un brutto gioco, ma in realtà non credo che possano fare un gioco brutto. Veramente brutto. Fire Emblem brutti, ma non credo. Infatti. Non... Cioè vai, fai più o meno sul sicuro. Sì, perché vendi a quella gente, a quei fruitori lì. E comunque stanno sempre di più espandendo comunque il mercato. Sì. E... con gli Amiibo e sì, ancora una Smash Bros. Veramente di rinascita, di ampliamento che non mi sarei mai aspettato. No, io sono contento perché Shining Force non li fanno più. Ah beh sì. Giustamente. Strategici veri, cosa c'è? Ah no, giapponesi, perché se mi dici Real Time Strategy è pieno su PC. No, non ce ne sono più. Ma di roba giapponese ci sono qualche spruzzato intanto di Sgea. Sì, ma piuttosto che... E poi comunque uno stile tutto diverso, c'è cioè proprio un'altra cosa. Sì, decisamente. Questo qui è proprio un po' più classic fantasy, fantasy. No, non è fantasy.
Questa è fantasia. Ah, cioè ogni ambientazione rispetta le sue regole e non ci sono cazzate tipo tecnologia a caso. No, quello per Heroes, fortuna. Perché ok, è ambientato in questo mondo tra i vabbè. mondi, quindi, ma la storia non va davvero considerata. Però no, contento, c'è da ripigliare Fates e Ah sì. ricominciare a mettersi sotto. Sì. Quando, non lo Con le so. altre due storie. Bello, bello, bello. Bravi Intelligent System, brava Nintendo che gli dà il giusto spazio. Sì, assolutamente. Contentissimo. E basta, direi. Per Fire Emblem è tutto. Ci siamo. E ci vediamo al prossimo podcast. Ciao. Ciao, alla prossima.